Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Mi avete chiesto più volte come si può fare a cambiare la tonalità di una canzone, di un MP3 ad esempio, con il telefonino, con lo smartphone, e addirittura c'è un'applicazione che può farlo anche con dei video. Ora vi faccio vedere. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, c'è un'applicazione che funziona per Android, per iOS ho controllato, non c'è, magari ce ne saranno altre, e poi se qualcuno conosce qualche applicazione che può fare le stesse cose, magari può scrivermelo qui sotto in descrizione, così magari farò un altro video per chi ha l'iPhone in pratica. Ok, il programma, ve lo mostro, si chiama Super Sound ed è questo qua. Si vede bene? Con sfondo nero, eccolo qua. Si chiama Super Sound. Allora, aprendo lo potete scaricare assolutamente gratuito. Bene, andiamo su Modifica audio, che è quello che a noi interessa, e ci escono tutti gli audio che abbiamo nel nostro telefonino. Prendiamo un audio che vogliamo modificare. Io prenderò La Primavera Tornerà, che è una canzone che ho scritto io, in modo da evitare i diritti d'autore. Ok, e questa è la sua tonalità e la canzone è così. Quello che noi possiamo modificare, mettiamo in pausa. Ok, qua abbiamo tante possibilità. C'è mixing, sarebbe che noi possiamo scegliere un'altra di qua, un'altra canzone oppure un audio parlato, eccetera, e possiamo miscelare le due. Però andiamo indietro. Poi c'è la possibilità di tagliare solo un pezzettino di audio scegliendo il punto di inizio e il punto di fine, confermare e avremo soltanto l'audio che ci serve. Per andare indietro, disfare, conferma. Ok. Quindi possiamo sia salvare che disfare se non ci piace quello che abbiamo fatto. Ok, veniamo a cambia voce. E questo è quello che interessa a noi di più. Vedete che ci sono tre voci sopra, che sono tono, tempo e velocità. Praticamente il tono, ogni 1,00 significa che cambia di un semitono la canzone. Quindi ascoltiamo, fate confermare per vedere il risultato e ascoltare il risultato. Io vi consiglio di fare almeno 1, 2, 3 senza le virgole perché altrimenti si va proprio fuori scala. E salita di mezzo tono. Ok? Cambiare voce ancora, vediamo. Andiamo, esageriamo, facciamo 3. Vediamo, è salita. Sentite che è più alta la canzone. Ovviamente più si sale, più come ogni cosa, anche al computer, la traccia un po' si rovina. Però, insomma, dal cellulare questo è un modo ottimo per farlo. Disfare, se vogliamo disfare. E quindi torna tutto com'era. Bene, poi abbiamo il tempo come seconda lineetta che praticamente possiamo aumentare o diminuire. E in questo modo, ad esempio, aumentiamo il tempo, facciamo sempre conferma, e in questo modo la canzone sarà più veloce e conserverà la tonalità. Ok, quindi cambierà, si velocizzerà oppure possiamo rallentarlo mantenendo la tonalità della canzone, cioè la canzone rimane alla stessa tonalità, mentre sempre cambia voce. Il terzo parametro è velocità. Cambiando questo, diminuendo, aumentando la velocità, diminuiamo ad esempio, facciamo conferma. In questo modo cambierà sia la velocità e sia anche
la tonalità della canzone. In questo caso, siccome è più lenta, si abbasserà. Ora sentiamo. Ok, quindi cambiando la velocità cambiamo sia il tempo che la tonalità della canzone. Quindi se abbiamo un messaggio vocale e vogliamo fare uno scherzetto con una voce diversa, questo lo possiamo fare con questo effetto. Poi ci sono questi altri parametri preimpostati dove dice femmina, maschio, robot, minions, ragazza, vecchio uomo, che sono tutti impostati. Ad esempio andiamo su Minions, io ho messo un vocale, il mio vocale, facciamo conferma e avrò una voce. Ok, diciamo che disfare quello originale era questo. Questa è una prova per vedere se Super Sound funziona bene, se cambia il tono della voce. E quindi abbiamo la possibilità di camuffare le voci anche per fare degli scherzetti, che ne so. Va bene. Poi abbiamo dissolvenza in entrata e dissolvenza in uscita, cioè vuol dire che fa un fade in, che fa entrare con un volume ridotto e piano piano la canzone cresce. E dissolvenza in uscita praticamente sfuma l'audio piano piano. Poi cambia velocità, questo ci fa cambiare velocità alla canzone. Quindi possiamo aumentare e avremo una velocità. Può servire rallentare alcune canzoni per imparare delle parti difficili oppure velocizzarle. Io ho esagerato per farvi capire. Ok. Poi se decidiamo di salvare... andiamo indietro, ok, indietro, troveremo qui sotto, c'è una cartella, studio, i miei audio salvati, dove possiamo anche dargli un titolo spingendo sulla pennetta, sulla matita, e possiamo cambiare il titolo, confermiamo, ok, e poi avremo anche i miei video che adesso andiamo a vedere subito. Bene, andiamo su quest'altra viola, i miei video. Scegliamo un video, io scelgo la mia sigla. Che insomma, chi frequenta questo canale la conosce. Stessa cosa, c'è il mixing, quindi se vogliamo miscelare i due video, cambia voce, possiamo alzare o abbassare la tonalità. Proviamo ad abbassarla questa volta. Facciamo meno... circa meno 4. Sentite che è diventata più bassa. Ok, se salviamo, proviamo a salvare, ci rimarrà sia quello che noi abbiamo nel telefono al sicuro e sia la modifica andando qui nei miei video. Cartella studio, c'è sotto, e c'è i miei audio e i miei video. E qui avremo il video salvato. Con la nuova, con le nuove modifiche. È molto semplice. Ok, torniamo. Poi ci sono taglia audio, unisci due audio, li mette in coda oppure li può fondere, imposta volume, cambia voce. Sono tutte abbastanza semplici e intuibili come soluzioni. Ci sta convertitore da video MP3, quindi scegliamo un video e possiamo salvarlo in MP3 ad esempio, oppure vediamo equalizzatore, ci può equalizzare se una canzone è piena di bassi o di alti, noi la prendiamo e possiamo equalizzare, comprimere un audio magari troppo pesante, se è troppo pesante lo possiamo alleggerire in modo da spedirlo più facilmente. Insomma, c'ha tantissime soluzioni. E poi converti audio, si può convertire da wave a MP3 e viceversa, e poi da mono a stereo si possono convertire le tracce.
Insomma, questo è quello che ha tutto questo programma. È un programma semplice e intuibile. Comunque, se avete delle domande da pormi, fatele nei commenti e io, per quello che posso, vi risponderò il prima possibile. Ok? Ciao ciao, alla prossima.